Bentornati nello studio di 1 Mattina, ci aggiorniamo sulla situazione meteorologica che sta vedendo la giornata iniziare con tempo sostanzialmente buono su gran parte del paese. C'è lo sgombro da nubi un po' meno terzo e limpido degli ultimi giorni sulle regioni centrali e settentrionali, con un po' più di nuvolosità invece e nubi sparse, le vediamo in queste immagini da satellite, sul nostro meridione e ancora sulla Sicilia, a sud della quale c'è ancora una bassa pressione piuttosto profonda che tra l'altro tornerà ad interessare le nostre regioni nel corso dei prossimi giorni. Questo lo vedremo però con calma, passiamo alla previsione per oggi, un po' di instabilità ancora sull'Appennino meridionale, quindi ore calde del giorno che vedranno la formazione di nubi temporalesche e poi nuvolosità un po' più diffusa sull'area ionica e proprio sulla Sicilia, dove il rischio di pioggia, con eventi meno intensi ma comunque abbastanza diffusi, continua ad essere più elevato. Buono, come dicevo, il tempo sul resto del paese, con qualche temporale che arriverà sulle Alpi verso la fine di questa giornata. La giornata di domani vedrà aumentare un po' l'instabilità, tornano i temporali sulle zone interne delle regioni centrali, saranno un po' più diffuse anche le nubi da calore sull'area alpina, continua ad essere più incerto il tempo sul settore ionico, la Calabria e la Sicilia, con rischio ancora di qualche pioggia, in un contesto comunque che darà spazio anche a delle schiarite. Chiudo velocemente con la previsione per dopodomani, che vede condizioni di cielo sereno poco nuvoloso al nord e al centro, con qualche piovasco sulle Alpi di nord-est nel pomeriggio, e vedrà invece il settore ionico del nostro meridione interessato da temporali per il passaggio di quella bassa pressione che abbiamo visto sulle immagini da satellite all'inizio di questa chiacchierata. Bene, questo è tutto, naturalmente per ora torniamo con le previsioni del tempo tra una mezz'oretta circa. A dopo.